aumenta lo stress della nostra vita quotidiana, molti ricorrono allo yoga per combatterlo. A Roma un festival dedicato a questa antica disciplina orientale. Laura Casoni. Io sono la prova vivente di come lo yoga possa migliorare l'individuo. Ero una giornalista molto in carriera, molto indaffarata e ho iniziato a fare yoga 15 anni fa e ti migliora subito l'esistenza. Come lei, un numero sempre maggiore di persone apprezza gli effetti benefici dello yoga. In posizione del loto, decine di praticanti seduti su tappeti colorati intonano un mantra. A Villa Pamphilj arrivano in tanti, gente comune e personaggi famosi, come l'attrice Catherine Spack, che ci spiega i benefici del metodo Hofmann. Ha a che vedere con un ritrovamento di una grande serenità interiore, di pace, una rivisitazione della propria infanzia, un approfondimento del rapporto con i genitori. Soltanto a Roma sono sorte 80 scuole, il numero di iscrizioni è in costante aumento. Sono oltre 1.200.000 gli italiani che praticano lo yoga, considerato un antidoto particolarmente benefico contro lo stress e la vita caotica. Ho iniziato da meno di un anno e già sento benefici psichici e fisici. Anche quando ci si sente un pochino giù e così via, con lo yoga si riesco a recuperare facilmente. Allo yoga ci si può affezionare fin da bambini. Vittorio, 7 anni, ne è un esempio. La posizione che ti piace di più? Quella del guerriero 1. È una passione che si sta diffondendo dopo un periodo di oblio. Parliamo della ginnastica yoga. Lo yoga si dà Lo yoga è un approccio nuovo e più profondo alla sanità, la sanità del corpo e della mente che sono un tutt'uno. Per questo lo yoga è anche una dimensione spirituale. Un po' di saggezza orientale per battere lo stress della vita contemporanea. Ed è subito yoga, una disciplina che ha conosciuto negli ultimi anni un vero e proprio boom con migliaia di appassionati. Mi rilassa, sicuramente mi aiuta nello stress quotidiano. È una gioia vedere lavorare le persone col proprio corpo, con la propria mente, vederle rasserenare. E al Roma Yoga Festival di yoga ce n'è per tutti. I neofiti cominciano a prendere consapevolezza di sé con le posizioni più semplici. E per gli esperti ci sono workshop avanzati in compagnia di grandi maestri. Per i più curiosi poi non mancano conferenze dotte in cui si spiegano la storia della disciplina e i suoi concetti fondamentali. E tra gli stand del festival anche qualche VIP. Ho cominciato con delle letture, ero intrigata da queste posizioni, da questi movimenti. Da questo inizio, diciamo, di avvicinamento allo yoga sono poi passata anche alla meditazione, perché le due cose sono estremamente legate. Ma lo yoga è semplice moda o una disciplina che davvero può aiutare a migliorarsi? Maestri appassionati non hanno dubbi. Gli effetti sono molteplici, fondamentalmente quello che si desidera fare quando uno medita è cercare di conoscere se stesso per equilibrare tutte le disarmonie che la vita moderna, lo stress, prendere decisioni, lavorare, avere a che fare con le famiglie, eccetera, eccetera, ci portano, no? È dimostrato scientificamente che la mente che medita ha delle, diciamo, pulsioni elettriche cerebrali diverse, che il cuore rallenta, che la mente si calma e che addirittura la temperatura del corpo si abbassa. Quindi queste non sono invenzioni, sono cose scientifiche. E a tutti gli yoga scettici che tra turbanti e meditazioni si sentono a disagio, gli amanti della disciplina ribattono così. Tutto quello che è nuovo ci mette un po' a disagio, comunque crea una certa diffidenza. L'unica cosa che posso dire è provare.